Una sorpresa per tutto il mondo. Una sorpresa grandissima anche per noi. Ieri sera proprio siamo rimasti la prima ora, direi soprattutto sorpresi. Molti ci telefonavano, ci chiedevano e noi stessi lì per lì balbettavamo perché era una persona non aspettata. Poi non ci si aspettava che ci fosse un Papa gesuita, come sappiamo, è il primo. È il primo anche perché l'ordine prevede che non si accettino anche cariche all'interno della Chiesa. È vero, è vero. Noi facciamo il cosiddetto quarto voto di obbedienza al Papa e alla gerarchia in generale e anche non ci teniamo, diciamo, a quello che può essere l'apparato gerarchico della Chiesa, vogliamo piuttosto porci al servizio. Però è vero che poi nella storia ci sono sempre stati dei gesuiti che sono stati chiamati a svolgere questi servizi e appunto. Come servizio nella Chiesa e per la Chiesa lo facciamo volentieri. Che cosa vuol dire essere gesuita? Ecco, è una domanda che anche noi continuamente ci poniamo. In una delle ultime congregazioni generali abbiamo riassunto così il nostro carisma per oggi, promozio justitie, diaconia fidei et promozio justitie. Allora, la diaconia della fede che porta alla promozione della giustizia, intesa in senso ampio, dall'ecologia a ogni battaglia contro l'oppressione, una battaglia per la pace. E d'altra parte una promozione della giustizia che trova le sue radici profonde in una scelta di fede. Questo per noi ci caratterizza in questo tempo, in fedeltà al carisma di Ignazio e dei primi compagni di Francesco Saverio, il nuovo Papa prese il nome di Francesco, riferendosi a Francesco d'Assisi, ma sicuramente sullo sfondo c'è anche Francesco Saverio. Ecco, infatti si è parlato molto il giorno dopo, subito tutti abbiamo pensato a Francesco d'Assisi, però nella storia dei gesuiti c'è un altro Francesco. Sì, c'è cioè Francesco Saverio che appunto è il patrono delle missioni, questo Papa è estremamente attento alla dimensione della nuova evangelizzazione e poi anche a una dimensione ecumenica che è uno diciamo, degli interessi tradizionali della compagnia. Lui non a caso si è subito definito come vescovo di Roma, che presiede nella carità, questa è una formula antichissima come sappiamo e molto accettata anche dalle chiese sorelle. C'è stata un'emozione mondiale come forse non si vedeva veramente da tantissimo tempo, tantissime le novità che questo Papa porta, tantissima anche la responsabilità in questo momento non facile per la Chiesa. Sì, sicuramente non l'aspetta un compito facile, è un uomo super partes, è un uomo che ha uno stile di vita personale indiscutibile, credo che questo gli ha dato un prestigio appunto riconosciuto dal Collegio Cardinalizio e quindi come l'uomo che speriamo che porti avanti questa continua riforma della Chiesa, no? È stato chiamato un uomo del dialogo. Sicuramente a lui piace molto, lo si è visto anche nel modo come si è presentato, è una persona che subito ha dialogato con la gente della piazza, ha chiesto la preghiera delle persone, lui è abituato a incontrare le persone a Buenos Aires nei modi più semplici anche e quindi credo proprio che sarà il suo stile. Non l'avete mai incontrato qui a Padova? No, personalmente e nemmeno gli altri della comunità, nessuno di noi l'ha incontrato, anche per noi viene dall'altra parte del mondo. Sperate in una visita prima o poi. Speriamo, anche perché la Basilica del Santo e quindi la tradizione francescana, insomma, siano un grande richiamo, penso, anche per lui. Secondo lei cosa c'è dentro questo nome? Cosa porterà questo nuovo Papa alla Chiesa e al mondo? Perché lui è noto anche per essere un uomo che si occupa anche di faccende molto umane. Sì, certo. Io penso che questa scelta è anche da capire, diciamo, insieme alla scelta di Benedetto XVI, cioè una scelta di un uomo del potere, possiamo dirlo pure, che il Papa è una persona che ha del potere, però distaccato da questo, che è capace di farsi indietro, testimoniando una grande libertà di spirito. Allora io penso che Papa Francesco I porterà avanti questo stile di una grande libertà dal potere e quindi una grande libertà di gestione delle vicende del potere. E poi una grande attenzione sicuramente alla gente più semplice, ai poveri, quello che ha segnato la sua vita fino ad ora.
dai confini del mondo, dal Giappone e anche dall'America Latina sono arrivati dei grandi segnali. Quali sono in questo momento le sfide vere che la Chiesa si pone proprio in termini mondiali? Io penso, diciamo, che la sfida della nuova evangelizzazione significa un forte ripensamento del patrimonio di fede per l'uomo di oggi e quindi la necessità di ripartire dalla buona notizia, dal Vangelo proprio come buona notizia, una capacità, come aveva il Cardinal Martini, di parlare non soltanto ai credenti ma a tutti gli uomini. Queste sono le grandi sfide per la Chiesa di oggi, oltre al fatto di alleggerirsi a tutti i livelli al suo interno. Qualcuno ha detto è finita la ricreazione, no? Sarà un Papa che segnerà probabilmente molto su questa direzione. No, lo speriamo, è un uomo che ha polso, è capace di farlo, quindi speriamo, gli facciamo gli auguri per questo. Senta, viene dall'Argentina, dall'America Latina, perché finora non c'è stato un Papa che veniva da lì e che cosa significa proprio, che diversità c'è in queste chiese? Sì, adesso questo bisognerebbe che rispondessero i vari collegi cardinalizi che non hanno mai eletto prima un uomo dall'America Latina, però negli ultimi conclavi c'era una crescente attenzione a queste chiese giovani e anche a un modo di vivere l'esercizio appunto dell'episcopato più sobrio, più semplice, meno avvolto in tutte quelle tradizioni che in Europa sono ancora pesanti, lo sappiamo, insomma. Grande emozione comunque qui a Padova. Una grande emozione davvero, sì. Ma io vedo anche proprio nella gente, ho ricevuto decine e decine di messaggini, di email. La gente è strafelice, quindi noi con loro.